Ciao amici di Prepper.it, oggi parliamo di un rapporto purtroppo apparentemente insanabile, quello fra i prepper e certi giornalisti. Oh, non è che sia mai andata in maniera fantastica fra prepper e giornalisti, però stavolta abbiamo anche superato un limite. Come alcuni di voi probabilmente sanno, è uscito questo video in cui un figurante si presta a far finta di aver vissuto 15 giorni come se ci fosse l'apocalisse zombie. E fin qui divertente. Il problema è ovviamente che per fare questo tira in ballo, indovina un po', i prepper, perché i prepper sono ancora quelli dell'apocalisse zombie. Durante il video vengono proposti alcuni concetti, alcune immagini assolutamente allucinanti e ovviamente ci finisce in mezzo anche, oltre al termine prepper, anche il nostro sito. Ma voglio raccontarvi che cosa è successo prima di questo video. È una storia che si suddivide in tre telefonate. Nella prima telefonata fatta a me e a molti altri prepper del DPI c'era la richiesta di un'intervista da parte di questa casa di comunicazione. Noi abbiamo detto tutti quanti di sì, le abbiamo detto anche tutti quanti le stesse cose. Le telefonate duravano mediamente mezz'ora e durante la mezz'ora vi raccontavamo cosa facciamo, chi siamo, cosa non facciamo, a cosa non vogliamo assolutamente avvicinarci e così via. Oltre a questo, li abbiamo anche invitato il nostro raduno che, guarda caso, capitava proprio in quei giorni e che compare anche nella schermata dove fanno vedere il nostro sito, c'è cioè il bannerone. I giornalisti erano molto contenti, sì, veniamo, vi facciamo un'intervista tutti quanti insieme, filmiamo cose, eccetera, eccetera. Seconda telefonata, cosa possiamo farvi vedere? Cosa vi prepariamo? Cosa avete bisogno di registrare? Abbiamo bisogno di registrare, non so, le armi, le maschere antigas, i piani antizombie e cose di questo genere, il bunker. No, non ci siamo capiti. Nella prima telefonata tutti quanti ti abbiamo detto che noi queste cose qui non le facciamo, non ci interessa, non è come nella TV, ok? Ah, allora vediamo, ci pensiamo un attimo, capiamo un attimo cosa possiamo fare, eccetera, eccetera. Ovviamente la terza telefonata è quella in cui a un certo punto non c'era più l'interesse, non c'era più budget. E guarda caso, quasi negli stessi giorni, che cosa ti succede? Ti esce fuori questo fantastico video fake in cui vengono dati concetti molto diversi da quelli che abbiamo spiegato noi. Ora, care ragazze, care giornaliste, vorrei che fosse chiara una cosa: io non vi sto criticando per quello che di sbagliato avete fatto vedere sui prepper in quel video. Io non vi sto criticando su quanto voi avete rappresentato o fatto vedere male quello che faccio io. Io vi sto criticando per quanto avete fatto male il vostro lavoro. Sì, perché vedete, il discorso è questo qua. Se fosse capitato come è già successo in passato, purtroppo tante volte, in cui uno si fa un'idea guardando due pagine a caso, due siti americani, due cavolate, e mette insieme un po' di luoghi comuni, di cavolate, di cose che fanno un po' scalpore per colpire l'audience, uno dice vabbè, ci abbiamo già fatto il callo, cioè in realtà no, non va bene neanche quello, però uno dice vabbè. Qua la cosa è diversa perché vi abbiamo spiegato, che cosa facciamo veramente? Abbiamo detto che cosa non facciamo e perché non lo facciamo. Quindi, in un certo qual modo, sembrerebbe che fosse lì soltanto per cercare, no, il pazzo, la cosa wow, la cosa ad effetto, eccetera, eccetera. E quando avete visto che da noi non la trovavate, piuttosto che raccontare la verità, avete preferito riproporre il cliché. Siccome non trovavate il cliché, ve lo siete costruito, ve lo siete fatti in casa, avete fabbricato una realtà che in realtà non esiste. Capite perché poi alla fine la gente non si fida della stampa in generale, non si fida dei giornalisti? Capite perché alla fine siamo messi in quanto a qualità dell'informazione dietro al ghana? C'è un motivo. Ora a me sinceramente sorge un dubbio, cioè da una parte ho il dubbio del tipo, non so quanto sia deontologicamente professionale dal punto di vista di un giornalista fare queste cose. E dall'altra parte, a questo punto, non so se quello lo posso considerare giornalismo o se lo devo considerare avanspettacolo. Fare il solito discorso di comunare i prepper con quelli degli zombie, bla bla bla, perché uno ha guardato The Walking Dead, ma rendiamoci conto di che livello è. È come guardare Grey's Anatomy e pensare allora di intervistare un medico chiedendogli di quanti inciuci ha e di quante storie da letto ha in quel momento. Cioè, capite quanto si scende di livello? Cioè diventa come, non so, quei siti che mettono i titoli ad effetto giusto per tirare su qualche click, ma qua si va oltre.
Perché qui l'informazione, volendo, ci sarebbe anche stata. Vi faccio cambiare idea su quello che pensate di sapere sui prepper. Vi presento il lato nascosto dei prepper che non vi aspettavate. E invece no, andare ancora sul cliché, sul luogo comune, sulla tamarrata totale. E poi cos'è sta fissa sulle armi? Perché siete così fissati sulle armi? Vi rivelo un piccolo segreto. Non siamo negli Stati Uniti. Ora, io non nego che ogni tanto qualcuno un po' strampalato dalle nostre parti arriva, ma come vi abbiamo spiegato, noi queste persone cerchiamo prima di farle ragionare e se poi non ragionano le mandiamo da un'altra parte. Però generalizzare solo perché qualcuno di questi esiste e pensare che tutti i prepper siano così è un po' come dire allora che siccome alcuni giornalisti si inventano delle storie che vogliono raccontare e allora lo facciano tutti e sono tutti dei bugiardi. Chiarito il perché è stato molto squalificante il fatto di fare un video di questo genere, vorrei scendere un pochino più nel merito e parlare di quello che invece avete fatto vedere nel video. Alcune delle cose che avete rappresentato erano pesantemente tirate per i capelli, poi si capisce che non siete state lì 2 settimane a fare sta cavolata e per fortuna mi viene da dire. Però in particolare con il riferimento al finalino con cui sembrava non sapeste più come cavarvela, 2 cose. Quando dite che la vostra vita non vale più la pena di essere vissuta perché non ci sono giornali, informazioni, sigarette, non si può avere vita sociale, è una vostra decisione, io penso anche di poterla capirla dal vostro punto di vista. Vorrei però farvi notare che invece per molti prepper non è così. Giusto per darvi un'idea, ad esempio quelli che hanno dei figli, quelli che hanno famiglia, non si pongono il problema se la loro vita valga la pena di essere vissuta in condizioni particolarmente disagevoli, perché pensano alla vita di qualcun altro. Se avete anche voi prole, sicuramente non farete fatica a capirlo. Sempre su questo tema, ho sentito molti fare questo discorso del tipo vabbè, allora piuttosto che vivere così, tanto vale non vivere. Vi assicuro che questo atteggiamento molto snob nei confronti della vita, ma poi alla fine non lo porta fino in fondo a nessuno, perché tutti negli ultimi 3 minuti, guarda caso, poi alla fine si ricredono e cambiano idea. E la terza cosa, quella su cui, ma sì, uscite, guardatevi il sole, divertitevi, eccetera, eccetera, è un peccato che non siate venuti al nostro raduno, perché lì sicuramente avreste visto quanto stiamo fuori, quanto ci piace divertirci, quanto siamo anche goliardici in alcune situazioni, e vabbè, avreste potuto vedere un sacco di altre cose, ma avete preferito stare morbosamente attaccati al cliché, al luogo comune. Però non tutto è perduto, voi non siete venuti al nostro raduno, beh, un'altra filmmaker è venuta e ha avuto un atteggiamento decisamente diverso, quindi abbiamo ottime speranze sul fatto che qualche cosa di buono possa uscire e possa essere portato a chi veramente vuole saperne qualcosa. Detto tutto questo, alla fine, cari giornalisti, non vogliatemene, se avete intenzione di parlare di noi, per carità, siamo sempre qua, siamo sempre disponibili, a condizione però che siate un attimino aperti di mentalità e che non vogliate per forza buttarla sul trash per tirare qualche click in più, ok? Questo è tutto, scappo, vado, ho la prima puntata della 7ª stagione di Walking Dead che è appena uscita, devo assolutamente vederla prima che me la spoiler. Alla prossima, ciao!